Questa è una ricetta semplicissima da preparare e va benissimo anche se avete numerosi ospiti. Potete prepararla prima, cuocerla, mangiarla sia appena sfornata che fredda. Sono Pam e questo è il mio canale Sana, Veloce, Vegetariana. Prima cosa mi occupo della cipolla. La sbuccio, la taglio a pezzetti e la faccio soffriggere in una padella con un po' d'olio. La stessa sorte attende i pomodori. Nella padella che li accoglierà getto una presa di sale rosso e mezzo spicchio d'aglio prima che la rossa sulla nacea si mescoli alle cipolle e sia con essa cotta nel breve volgere di una decina di minuti. Lasciati pomodoro e cipolla al loro destino, con il coltello trasformo l'olivetta giasca e i capperi di salata in un trito, il cui contributo è fondamentale nella composizione del sugo. Spennello con olio un primo foglio di pasta a filo e a questo ne sovrappongo un secondo. Spennello quindi i bordi del lato asciutto, lasciando così al centro lo spazio nel quale stendere il sugo di pomodoro. Ciò fatto, devo adagiare lo stracchino prima di piegare e arrotolare l'involtino. Un ultimo passaggio di olio assicurerà la chiusura del cilindretto prima dell'inserimento del forno. Anche in questo caso bisogna proteggere gli involtini con un foglio di carta da forno. Tempo di cottura a 180 gradi, 20 minuti. Ed ecco il croccante risultato.